Allora, il titolo dell'intervento che abbiamo deciso di portare con Marta Ravagna a questo vostro convegno, abbiamo scelto come dire e come non dire. Le parole educano la società. Il titolo verrà chiaramente fuori nel suo significato man mano che vi racconteremo alcune riflessioni che vogliamo condividere con voi. Negli ultimi anni, molte cose ne sono cambiate e ci sono stati dei cambiamenti anche linguistici nel mondo della disabilità. Se andiamo un pochino a vedere, prima si parlava di minorato, poi di invalido, poi di handicappato, di disabile, diversamente abile. Qual è il significato? È che chiaramente nella nostra società e quindi anche nel linguaggio si è passato da un'attenzione centrata su quello che manca per andare a un'attenzione centrata su quello che c'è, la persona. Quindi prima un'attenzione centrata sulla minorazione o sulla disabilità, sulla condizione di disabilità, per poi passare alla centralità della persona. Nella nostra società siamo passati da una situazione di istituzionalizzazione a una situazione di sempre progressiva inclusione. Abbiamo visto come i bambini, e questo è il caso in modo specifico della sindrome Down, crescono e diventano adulti, quindi abbiamo cominciato a parlare non più solo di bambini ma di adulti. Abbiamo visto come le persone con disabilità possono gradualmente inserirsi nel mondo del lavoro e passare da assistiti a contribuenti e da dipendenti dagli altri a sempre persone con un maggiore ruolo e con maggiore autonomia. Allora, questi che sono dei cambiamenti sostanziali nella vita delle persone si trasferiscono nel modo in cui si parla di loro. E allora viene da subito affrontare l'argomento del come dire e come non dire. E io vi farò alcuni esempi che riguardano la sindrome di Down. Fino a non molto tempo fa, e purtroppo abbiamo ritrovato a volte ancora in alcuni giornali oggi, si usava il termine mongoloide. Mongoloide è un termine da non dire, dobbiamo parlare di sindrome di Down, di persona con sindrome di Down. Perché? Perché il termine mongoloide in realtà è legato a una presunta somiglianza con la razza mongola, non c'entra niente, peraltro è stato proprio la Mongolia a chiedere che non venisse più utilizzato questo termine per le persone con sindrome di Down. E ancora ha assunto una connotazione dispregiativa e quindi sicuramente è un termine da non usare. Un altro termine da non usare è affetto da sindrome di Down o malato di sindrome di Down, mentre il termine corretto è dire con la sindrome di Down. Perché? Perché la sindrome Down non è una malattia. Se noi usiamo il termine affetto da sindrome di Down, riportiamo l'immaginario di chi ci ascolta all'idea di una malattia, mentre la sindrome Down è una condizione genetica. L'idea di malattia ha in sé l'idea di morte o di guarigione, la condizione ha in sé l'idea che è un elemento della nostra, una caratteristica di questa persona. E ancora, a noi non piace dire persona Down, bambino Down, ma preferiamo parlare di persona con la sindrome di Down, di bambino con la sindrome di Down, perché di fatto la sindrome di Down è un elemento importante nella realtà di quella persona, ma non è la persona stessa. Se noi parliamo di persona Down, in qualche misura c'è una sorta di identificazione della persona con la sindrome. Questo purtroppo è uno degli errori che si ritrovano molto ricorrentemente, ma se è questo, certe volte può essere tra virgolette giustificato per la, come dire, per la fretta o per la limitatezza del numero di battute che uno c'ha in un articolo. Quello che io trovo assai più grave è che invece purtroppo con una presunta atteggiamento di scientificità molto spesso ritroviamo nei giornali è proprio la parola affetto da sindrome di Down. E ribadisco, vorrei tanto non vederlo più. Un altro problema che ritroviamo nella cattiva comunicazione è quando ci rifacciamo ai luoghi comuni. Di fatto intorno alla sindrome Down esistono dei luoghi comuni molto diffusi. Un luogo comune molto diffuso è sono tutti uguali, sono tutti carini, sono tutti affettuosi.
In realtà le persone con sindrome Down sono tutte diverse perché sono persone che hanno i loro interessi, le loro passioni, i momenti in cui sono felici, i momenti in cui sono tristi. E è chiaro che essendo persone con disabilità intellettiva e avendo a volte una modalità di comunicazione semplice, questo può richiamare nell'immaginario comune l'immagine di un bambino per la sua semplicità, ma nulla c'entra col dire che sono tutti uguali o tutti affettuosi. Un altro luogo comune è che esistono, per esempio, forme lieve o forme gravi di sindrome di Down. Cioè, la sindrome Down è una condizione genetica e come tale è presente o non è presente. Quello che è vero è che ci possono essere persone con sindrome Down, anzi ci sono persone con sindrome Down molto diverse da loro, tra loro persone con una disabilità intellettiva, di maggiore o di minore entità. Ma la sindrome è sempre la stessa. Un altro luogo comune è che hanno genitori anziani. In realtà si fa cattiva informazione quando si mischia il rischio con la realtà, cioè il rischio di avere un bambino con sindrome Down è vero che è un rischio che cresce con la crescita della mamma, ma siccome nascono in generale più bambini da mamme giovani, in numeri assoluti la maggior parte dei bambini con sindrome di Down ha genitori giovani. Ancora un altro luogo comune è che loro possono fare solo lavori ripetitivi. Non è vero, cioè loro possono fare lavori semplici e ben organizzati, ma non è la ripetitività come se fosse appunto l'assenza di una strategia, di un progetto, di una motivazione che caratterizza l'avvicinamento al lavoro. Oppure un altro luogo comune, non sanno di essere persone con disabilità. È chiaro che tutte le persone con disabilità hanno una certa percezione del loro essere diversi, che poi diventa consapevolezza con l'accompagnamento di chi è vicino a loro. Tutti questi discorsi chiederebbero più tempo, adesso li tratteggio appena. Ancora la gente dice che hanno un'affettività non selettiva, non possono avere storie d'amore. Beh, vi dico che conosco molte persone innamorate che scelgono i loro fidanzati, i loro amici e che riescono ad avere vita di relazione. Credo che sia importante sentire anche l'opinione delle persone con sindrome Down e qui vi ho riportato due bravi iscritti da due persone di 20 anni, Mauro e Serena. Mauro dice: "Come sapete ci sono tanti ragazzi e insieme a loro ci sono i Down e devo dire che sono dei bravi ragazzi, ma non fanno male a nessuno. Io ne faccio parte in IPD e vi garantisco che non siamo stupidi, ma intelligenti. Il fatto di essere Down non vuol dire che siamo imbecilli. Sappiamo bene quali sono i nostri difetti e gli errori, qualche volta ci correggiamo da soli, anche se qualche consiglio ci farebbe bene averlo dagli altri che ne sanno più di noi." E Serena dice: "Una persona Down ha la trisomia 21, cioè ha un cromosoma in più rispetto alle persone normali, ma la differenza secondo me non è poi così tanta. Io dicendo questo ho capito di essere Down, ma mi considero una persona normale, anche se mi ci vuole tempo a capire e a fare le cose. Io vorrei essere una farfalla per volare in alto e non fermarmi mai e andare sempre avanti per la mia strada, che sarà molto scoscesa e ripida." Direi che Mauro e Serena ci hanno pienamente smentito lo stereotipo di mancanza di consapevolezza della loro condizione. Qual è il rapporto fra persone con sindrome Down e mass media? Inizialmente le brutte notizie o l'eccezionalità erano la regola per l'immagine che veniva rappresentata in giornali, telegiornali. Adesso invece questa immagine è cambiata. Le persone con sindrome Down sono spesso ospiti nei talk show piuttosto che nel cinema, iniziando con il film Johnny Stecchino, L'ottavo giorno, Sottovento, anche in serie televisive come Amico mio, Commesse, Distretto di Polizia, La Squadra. Al di là, diciamo, della presenza delle persone con sindrome Down nel cinema e nella televisione, come dicevo, negli ultimi anni ci sono state proprio delle persone con sindrome Down che sono state invitate in programmi televisivi e di intrattenimento come Buona Domenica, C'è Posta per Te, Le Iene o in TG o in talk show, dove loro sono stati protagonisti, quindi non solo parlare di sindrome Down,
ma a parlare con persone con sindrome di Down. Questo cosa ha portato? Da una parte un effetto positivo, nel senso che le persone con sindrome di Down hanno avuto la possibilità di essere conosciute per quello che sono realmente, con un rischio però di rafforzare degli stereotipi come che sono simpatici, che sono tutti affabili, che sono dolci, che sono carini, oppure addirittura diciamo, il rischio di creare dei nuovi stereotipi, come per esempio presentare sempre persone che hanno un titolo di studio più alto della norma o che magari sono particolarmente affascinanti, mentre invece appunto come dicevamo, quello che è importante veicolare che ogni persona è a sé e ogni persona con sindrome Down è a sé. Da febbraio di quest'anno, da febbraio del 2014, l'IPD ha iniziato una esperienza televisiva in collaborazione con la casa produttrice Magnolia e Rai 3 per la realizzazione di un programma televisivo che si chiama Hotel 6 Stelle. Il programma è nato da un format che è già stato utilizzato in Svezia, in Spagna, e l'IPD ha fornito una consulenza e un supporto nella fase di ideazione e poi un vero e proprio supporto in termini di presenza nel corso del momento della realizzazione del programma. Questa docufiction in 6 puntate, che è durata quindi circa 1 mese e mezzo, ha coinvolto 6 persone con sindrome di Down in un tirocinio in un grande hotel a Roma. Questo tirocinio è stato ripreso per le prime 6 settimane e poi il tirocinio è continuato, nel senso che l'albergo ha effettivamente effettuato un vero tirocinio che è durato 4 mesi. E il programma è stato diciamo, supportato dall'IPD che ha visto in questa occasione un'occasione per promuovere l'inserimento lavorativo per le persone con sindrome Down e garantire un'immagine adeguata delle persone con sindrome Down. Cosa ha fatto l'IPD concretamente in Hotel 6 Stelle? Ha fatto il casting iniziale insieme a Magnola per scegliere i protagonisti, ha garantito la presenza di educatori dell'IPD che sono rimasti a supporto dei tutor dell'albergo nel corso delle settimane di riprese, ha dato una consulenza al montaggio delle puntate. E ha stabilito un piano di comunicazione congiunto per la promozione del programma e in ogni puntata le aziende sono state invitate a contattare l'IPD. E questo invito è stato effettivamente accolto attualmente da circa 40 aziende in tutta Italia che hanno aderito a questo appello domandando diciamo, forza lavoro con sindrome Down nelle loro realtà, dal settore manifatturiero alla ristorazione, dal settore alberghiero al lavoro stagionale. Diciamo, quindi questo programma non solo ha permesso di veicolare un'immagine positiva delle persone con sindrome Down, ma sta creando effettivamente delle opportunità di lavoro reali per le persone con sindrome Down. Dal punto di vista dell'immagine, questo programma, pur in seconda serata, perché la fascia oraria era dalle 23:10 circa fino a mezzanotte, e ha avuto un'escalation nell'Auditel da 500.000 persone che hanno visto il programma alla prima puntata fino ad arrivare a 1 milione di spettatori all'ultima puntata. Dal punto di vista diciamo, del ritorno sui mass media, ci sono state almeno 80 uscite su giornali, televisioni, radio nazionali e web, ne citiamo alcune come La Stampa, Il Corriere della Sera, Repubblica, Il Tempo, Il Giornale, La Stampa, Il Fatto Quotidiano, riviste come Vanity Fair, Venerdì di Repubblica, il settimanale Effe, radio come il TG1, Radio DJ, Radio in Blu.
E poi anche comparsare televisive in talk show come La Vita in Diretta, Uno Mattina, Domenica In, TV Talk, Invasioni Barbariche, il 1 maggio, in occasione della giornata dei lavoratori, una delle protagoniste di Hotel 6 Stelle è stata anche ospite del concertone del 1 maggio, il concerto, diciamo, che viene fatto a Roma dai sindacati. Le reazioni quali sono state? Molto curiose, partecipative e l'immagine delle persone con sindrome Down è stata veicolata non solo positiva ma anche realistica. E molte persone ci hanno contattato, sia aziende che giornalisti, hanno parlato di una vera e propria scoperta di un mondo che non conoscevano e la possibilità di presentare anche sei personaggi, sei protagonisti così diversi fra loro. Ha dimostrato in modo molto concreto anche la differenza fra le persone e il fatto che ogni persona sia unica nella sua persona. Cosa ci insegna l'esperienza di Hotel 6 Stelle? Che c'è un nuovo modo di comunicare e di veicolare l'immagine delle persone con sindrome Down, e che dallo stile documentaristico o dal parlare di e non far parlare le persone, diciamo, come protagonisti, è sicuramente una frontiera alla quale puntare ed è un assunto che bisogna tenere bene chiaro. La persona con disabilità al centro, che racconti la sua storia, che si faccia conoscere, un contesto che gli permetta diciamo di creare anche una relazione con chi lo vede. E la specificità e la positività dell'Hotel 6 Stelle è stata anche la possibilità di seguire lo svilupparsi di una storia in 6 puntate. E forse questo più che la presenza in film e in talk show, che pure sono importanti, ha portato a questa sensazione di novità, di freschezza, di scoperta che non c'era mai stata prima.